e lo sta mettendo in frigo. Cosa? Listerine? Arrivando. No! Ciao a tutti, bentornati su Anita Stories. Se vi state chiedendo dove sono e cosa è successo, è perché ho cambiato stanza. Sono sempre a casa, però invece di fare video nel salotto sono in camera. Qua è molto più silenzioso, quindi fatemi sapere se voi preferite questa location o il salotto. Secondo me qua è molto più tranquillo e silenzioso, però fatemi sapere voi nei commenti cosa preferite. Allora, oggi nuova challenge, sono super curiosa, non vedo l'ora di giocare assieme a voi. Io mi diverto tantissimo, voi vi divertite tantissimo, mi lasciate sempre tantissimi commenti che volete vederne altre. E come sempre, ogni volta che le challenge raggiungono i 10.000 likes, come promesso vado a farne un'altra. Quindi, anche per questa challenge, se raggiungerai i 10.000 likes andrò a fare un'altra challenge. Allora, questa è una challenge differente che mi avete consigliato voi. Allora, valecasa06 scrive: Anita, prova a fare la Guess That Slime. È una challenge che ti devi vedere uno slime e tu devi indovinare che tipo di slime è. Ti prego, fai questa challenge, PS, ti amo. Grazie mille, Vale Casa. Allora, io non so esattamente che tipo di challenge intendesse. Io non ho trovato nessuna challenge del genere in cui devi indovinare lo slime in inglese su YouTube, quindi ho deciso di crearne una, e cioè praticamente andiamo a vedere gli slime mentre li stanno creando e poi dobbiamo indovinare, prima che vengano completati, che tipo di slime stanno creando in base agli ingredienti. Quindi in questa challenge scopriremo quanto siamo esperti di slime, perché se riusciamo a riconoscere che slime uscirà in base solo agli ingredienti, vuol dire che siamo super esperti. Quindi vediamo quante riusciamo ad azzeccarne, quanti punti riusciamo a fare. Se voi riuscite a fare più punti di me, ovviamente dovrete lasciare il commento, come sempre darò i numeri, primo slime, e dovrete scrivere il commento e poi io dirò la mia risposta e poi vediamo qual è la risposta giusta e vediamo quanti punti riusciamo a fare. Siete pronti? Io non vedo l'ora di iniziare, e ovviamente lasciate un like, come vi ho già detto, a 10.000 likes, nuova challenge. E se non fai ancora parte della Stories Family e vuoi entrare a farne parte, ti basta iscriverti, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e seguirmi su Instagram e su Facebook con il nome Anita Stories. E ora siete pronti a giocare? Mettetevi comodi e iniziamo subito. Allora, siete pronti? Ho preso anch'io il mio tè, spero che vi siate messi comodi e iniziamo subito con il numero 1. Quindi io lo so, però prima che lo slime sia pronto e dobbiamo indovinare dagli ingredienti che slime è. Quindi slime numero 1 sta mettendo acqua calda sta usando, quindi mi fa pensare che può essere un jiggly slime. Vorace. Ah no, forse sta solo facendo la soluzione per addensare lo slime, vediamo. Ma sta facendo di nuovo la soluzione, che cosa sta succedendo? Era il tutorial su come fare lo slime activator e non lo slime. Però diciamo che l'ho azzeccato. Ok, questa la saltiamo. Ok, slime numero 1 sta usando colla bianca, colla trasparente, che sta riempendo con del sapone schiumoso e acqua. Non so quando sto a fare il video per provare a indovinarlo, ora sta mischiando il tutto. Ok, ha già smesso con gli ingredienti, quindi io dico slime numero 1, secondo me vuole fare un glossy slime, perché ha aggiunto la colla trasparente insieme alla colla normale, però non so perché abbia messo così tanta acqua e sapone schiumoso. Comunque io penso glossy slime. Scrivete voi nei commenti slime numero 1, secondo voi che slime uscirà? Vediamo. Forse potrebbe essere anche un jiggly. Eccolo qua! Ed è un glossy slime. Più o meno non è uscito tanto glossy, ma magari perché non ha aspettato tanto. Comunque suppongo che sia un glossy slime, vero? Comunque penso di aver indovinato, quindi un punto per me e un punto anche per voi se anche voi avete scritto jiggly slime, tenete a mente i punti. Ok, prossimo, abbiamo colla bianca, schiuma da barba, lozione, mi sa di fluffy slime, e acqua. Vediamo se ha finito.
Sì, ok, questi sono gli ingredienti. Colla bianca, lozione, acqua e schiuma da barba. Allora, io penso che sia un fluffy slime, però quando ho messo l'acqua, sinceramente mi ha un po' confuso perché l'acqua non si usa nel fluffy slime. Almeno, generalmente no, perché lo fa un po' jiggly, quindi io penso che sia un fluffy, ma non so se vuole creare un Fluffy Jiggly, ad esempio, o un Jiggly Slime in realtà, quindi slime numero 2, io mi butto e dico Fluffy Slime. Scrivete voi nei commenti slime numero 2, secondo voi che slime uscirà? E ora vediamo subito. Ora va a mischiarlo. Cosa? Era Jiggly! Era il tutorial per il Jiggly Slime. Fatemi sapere se avete sbagliato o no. Io rimango a un punto. Voi quanti punti state? Prossimo slime. Allora, colla bianca, schiuma da barba, sapone schiumoso. Com'è che si chiama in italiano? Me lo dimentico sempre. Farina di mais. Oddio. Vediamo se ha finito. Colorante. Allora, slime numero 3. Il fatto che abbia aggiunto la farina di mais mi confonde un po'. Non so se vuole fare uno slime opaco oppure se vuole fare un iceberg slime, perché si può anche fare con la farina di mais per renderlo più croccante. Allora, io mi butto e dico numero 3 iceberg slime. Scrivete voi nei commenti numero 3, secondo voi che slime uscirà. Lo sta già attivando. No, non ci credo! È uscito un fluffy! Quindi ha voluto fare un fluffy slime con il cornstarch. E infatti nel fluffy, quando aggiungete la farina di mais, diventa opaco. Vedete che è un po' opaco? Rimango ad un punto. Ok, colla bianca, colla trasparente, lozione e basta. Quindi immagino che vuole fare un, perché con la bianca più con la trasparente diventa glossy, però poi non ha aggiunto nient'altro, quindi io direi 4, penso. Numero 4, io dico glossy slime. Fatemi sapere voi nei commenti, secondo voi che slime sarà il numero 4. Vediamo. Ok, secondo voi che slime è? A me sembra una sorta di fluffy lucido, quindi una sorta di mix tra fluffy e glossy, quindi non so se ho indovinato o non ho indovinato. Fatemi sapere voi che slime è, io per essere corretta non mi assegno nessun punto. Numero 5, colla bianca, colla trasparente, basta con la colla trasparente. Perché la mettono ovunque? C'era scritto White Mineral Oil, non ho idea di che tipo di olio sia, comunque ha aggiunto dell'olio. E mi fa ancora più pensare al glossy slime. Poi schiuma da barba, questa è in gel. Poi sta mettendo colorante e brillantini e lozione. Allora, secondo voi, slime numero 5, mi sembra, numero 5, che slime vuole fare? Anche qua mi viene da dire glossy, soprattutto perché ha aggiunto l'olio, quindi io continuo imperterrita con il glossy, dico numero 5 glossy, anche se potrebbero uscirne altri effettivamente, però secondo me esce meglio un glossy da questi ingredienti. Scrivete voi numero 5 che slime diventerà. Lo sta attivando, vediamo. Avrei preferito che avessero lasciato gli. Ok, è uscito una sorta di glossy. Che dite? Mi date il punto o no? Diciamo che è glossy, dai, questa volta me lo do il punto. Sono 2 punti. Voi avete azzeccato o no? Però può essere anche un altro tipo di slime, effettivamente. Quindi vi autorizzo ad assegnarvi il punto se avete detto un'altra cosa simile a questo slime. Ok, slime numero 7. Abbiamo colla trasparente, Listerine. Immagino che uscirà semplicemente uno slime trasparente colorato con il colore del Listerine. Quindi numero 7 io dico clear slime. Scrivete voi nei commenti secondo voi cosa esce il numero 7. Eccolo qua che è pronto, vediamo un po' com'è. Wow! È uscito un clear slime però un po' jiggly. Allora, slime numero 10, vediamo. Ammesso,
colla trasparente, colorante verde, e lo sta mettendo in frigo. Cosa? Non ho idea del perché lo stia mettendo in frigo, non conosco questa tecnica. Comunque immagino che voglia fare un semplice clear slime, perché ha messo semplicemente la colla trasparente. Quindi numero 10, io dico clear slime, scrivete voi nei commenti numero 10, vediamo. Il giorno dopo... Non l'aveva attivato! No! E quindi che cosa esce? Perché non c'è audio in questo video? Lo sta mischiando e attivando. Non capisco il motivo del perché l'abbia messo in frigo. Ora lo sta chiudendo una settimana dopo, così spariscono le bolle ed è diventato uno slime trasparente. Ma perché l'ho messo in frigo? Ok, almeno l'ho azzeccato, slime trasparente, quindi sono a 4, 5 punti. Ormai ho perso il conto. Voi quanti punti siete? Slime numero 12. Allora, che cosa sono queste cose? Sono delle palline? Le sta schiacciando, sono tipo delle orbis trasparenti e le sta schiacciando. Non ho idea di che tipo di slime voglia fare. Poi sta aggiungendo lo slime trasparente. Non ho mai visto questo tipo di slime. Quindi numero 12. 12 siamo o 13. Numero 12. Non ne ho idea di che slime voglia fare. Forse con le orbis schiacciate può uscire una sorta di icy slushy slime o cloud slime. Quindi direi un slushy slime più o meno, numero 12. Fatemi sapere voi nei commenti secondo voi cosa uscirà, vediamo. È diventato una sorta di snow slime. Quindi non l'ho azzeccato perché non è proprio uno slushy, è più una sorta di snow slime più o meno. Voi l'avete azzeccato o no? Ok, slime numero 13. Colla trasparente, acqua, sapone e brillantini. Quindi numero 13, suppongo che vuole fare un clear slime con i brillantini. Scrivete voi nei commenti secondo voi numero 13 cosa uscirà, vediamo. Sta aggiungendo altro sapone e l'attivatore. Wow! Ma ha aggiunto forse anche qualche pigmento. È uscito non un clear slime con i brillantini, ma uno slime clear metallizzato. Quindi non ho vinto ancora. Molto bello comunque. Ok, slime numero 15. Questo è l'ultimo slime che andiamo a indovinare. Quindi concentratevi, vediamo se riesco a salire a 6 punti. Allora, colla bianca, acqua, lozione, sapone schiumoso, schiuma da barba, un bel po' di schiuma da barba, farina di mais, e come si chiama, baby powder, borotalco, e colorante. Ok, allora, secondo me, siccome ha aggiunto l'amido di mais e il borotalco, io direi, anche nell'altro avevo azzardato iceberg slime, ma alla fine non era un iceberg slime, ma era un fluffy slime opaco, però qua ha aggiunto anche il borotalco, quindi direi iceberg slime. Ti prego, fai che sia un iceberg slime. Numero 15, iceberg slime. Scrivete voi nei commenti secondo voi cos'è il numero 15, vediamo. Lo sta attivando. Lascialo per 2-3 giorni. E viva! Finalmente ho indovinato! 6 punti! Che bello tra l'altro questo iceberg con i brillantini. Bene ragazzi, questa era la sfida. Fatemi sapere voi in tutto quanti punti avete totalizzato. Io solo 6. Sinceramente mi aspettavo fosse molto più semplice, ma è stato super complicato. Fatemi sapere se volete vedere un altro episodio di Indovina che slime uscirà. E ovviamente lasciate un like per raggiungere i 10.000 likes. Io vi lascio qua 4 caselline. Voi potete scegliere quella che preferite tra le playlist dei miei video e potete godervi i miei altri video. Quindi scegliete una di queste, cliccate in una di queste. Buona visione e noi ci vediamo domani. Muah!